aspettando qualcosa da Dio? E se non alzate la mano vuol dire che state dicendo le bugie. Due mani queste. E ci sono due modi per aspettare le cose da Dio: velocemente o improvvisamente. E stasera voglio incoraggiarvi con il concetto di improvvisamente. Aiutatemi a pregare. Abba, papà, grazie della tua presenza, Spirito Santo, grazie, grazie, grazie della gioia, dell'onore di essere con mio fratello Michele, grazie di essere con la mia famiglia, grazie papà di quello che tu fai in tutto il mondo, grazie che alla fin fine non importa quello che fanno i governi, non importa quello che fanno le moltitudini, non importa quello che fanno le nazioni, tu sei il re e tu comandi e alla fin fine la tua volontà sarà fatta, il tuo regno verrà in terra come in cielo, nel nome di Gesù. Amen. Quindi c'è il concetto fra velocemente e improvvisamente è totalmente diverso. E voglio incoraggiarvi stasera con l'idea dell'improvvisamente, perché spesso e volentieri noi rimaniamo un attimo delusi quando le cose non succedono velocemente. È vero? No, non a Napoli, soltanto a Roma. E allora voglio incominciare con questo, vai. Voglio cominciare con la prima differenza tra velocemente e improvvisamente. Velocemente sono i miei tempi previsti. Improvvisamente sono i suoi parametri sconosciuti. In altre parole, velocemente è quello che io voglio che lui faccia adesso. Datti una smossa, Dio, dai, forza, no? Cosa fai? Improvvisamente invece lo fa quando vuole fare. E voglio usare l'esempio di Giovanni capitolo 5, la storia di Gesù che va alla piscina di Betesda. E la parola Betesda nell'ebraico originale da cui deriva è Bet Chesed, che vuol dire casa della grazia. Casa della grazia. E questa piscina si trova vicino alla porta delle pecore, dove ci sono cinque portici, ed è praticamente una voragine nel terreno che va giù circa 10-15 metri. E là in fondo la Bibbia ci dice che c'era una moltitudine di paralizzati, di ciechi, di infermi, di malati, c'era di tutto e di più. E là giù in fondo vedi Gesù che arriva e si muove fra i malati. Io che ho una mente un po' così distorta, lo vedo che cammina, che magari pesta la mano a uno e dice: scusa, perdonami, permesso, scusa, perché c'era una moltitudine, era pieno. E io vi assicuro, io ci sono stato, non è grande, la piscina di Betesda è da qui al muro, è così, e qui in mezzo ci sono delle vasche, che erano praticamente le vasche dove venivano battezzati, eccetera. E c'era questa storia che doveva venire un angelo, e ogni volta che l'angelo disturbava le acque, il primo che entrava nell'acqua sarebbe stato guarito. E c'è un uomo che è lì da 38 anni, dico noi 38 minuti e già, oh signore, ma dove sei? Questo 38 anni che era lì, non mi sembra che le cose si svolgessero velocemente nella sua vita. Però improvvisamente succede qualcosa. Improvvisamente Gesù cammina in mezzo ai malati, a tutti quanti, ma da lui gli dice una cosa che dice a tutti voi stasera: vuoi essere guarito? E può darsi che la tua malattia non sia fisica, può darsi che la tua malattia sia mentale, può darsi che la tua malattia sia finanziaria, può darsi che la tua malattia sia sentimentale, sia sociale, sia depressiva, può darsi che la tua malattia sia qualcosa che nessuno conosce e che tu hai seppellito giù in fondo al tuo cuore, non lo sa nessuno, ogni volta che ti vedono tu sorridi perché è troppo difficile piangere sempre. Ma stasera Gesù è venuto e con le mie labbra ti sta dicendo: vuoi essere guarito? Perché vedi, lui non opera velocemente, lui opera improvvisamente. E tutto un tratto quest'uomo che per 38 anni è stato malato,
si trova davanti un uomo che non conosce. Non lo conosce. Non sa che lui è Gesù, non sa che lui è Dio in terra. E quando Gesù gli dice, state a sentire, perché qui c'è uno schiaffo alla faccia delle chiese americane che dicono che allora tu con la tua fede muovi la mano di Dio, no? Che tu con la tua fede puoi far fare a Dio quello che tu vuoi, perché alleluia, se tu paghi, se tu dai, allora Dio ti restituisce 100 volte tanto. E se tu preghi la preghiera giusta e credi senza dubitare nel tuo cuore, Dio fa quello che gli dici tu. Io purtroppo ho un problema con quello, perché se tuo Dio fa quello che dici tu, io il tuo Dio non lo voglio. Perché io vorrei che il mio Dio fa quello che dico io, non quello che dici tu. O no? Ma siccome il nostro Dio non fa quello che dici tu né quello che dico io, ma fa quello che vuole lui, per me va bene, perché io non voglio un Dio che posso contenere, perché se io posso capirlo Dio, io posso comprenderlo, se posso comprenderlo posso contenerlo, se posso contenerlo posso controllarlo. E io un Dio controllabile non lo voglio. Io voglio un Dio che decide quello che vuole, perché io il mio domani non lo conosco, neanche tu. Io voglio che il mio Dio, che è già nel mio domani, decida per me quello che è meglio per me. Improvvisamente. E quindi Gesù si presenta a questo paralitico, e sto paralitico dice: vuoi essere guarito? E sto paralitico si comporta all'opposto di quello che il predicatore americano o i predicatori eccetera eccetera direbbero oggi, perché non dice sì nel nome di Gesù, nel tuo nome voglio essere guarito, io dichiaro Marco 11:23 con la mia bocca, credo nel mio cuore e faccio tutto quello che devo fare e sono guarito. No, dice l'opposto. Gesù gli dice: vuoi essere guarito? Dice: dottore, qui io non ho un uomo, ci vuole un uomo che mi prenda, mi porta nell'acqua quando viene l'angelo che scuote le acque, e tu mi sembri un po' mingherlino, non ce la fai a portarmi, quindi non credo che tu hai quello di cui c'è bisogno perché io sia guarito. L'opposto. Anche Gesù, sempre riferendosi alle varie chiese stupefacenti che non sbagliano mai, che va sempre tutto bene, allora Gesù avrebbe dovuto dire: ok, allora tientela, perché se non ci credi sia fatto a te secondo la tua fede. È vero o no? È vero o no? È vero. Se fosse vera questa teoria di fede dove tu fai fare a Dio quello che tu vuoi che Dio faccia, Gesù avrebbe detto: ok, se non ci credi allora scusa, ho sbagliato, forse dovevo fare Giovanni 6 invece che Giovanni 5, perdonami. Invece no, davanti al dubbio, davanti alla mancanza di fede, davanti alla negatività, davanti alla totale, Gesù gli dice: prendi il tuo lettuccio e cammina. E lo guarisce. Ma chi te l'ha chiesto? Ma non te l'ha chiesto nessuno di guarirlo. Non te l'ha chiesto neanche lui. E sapete, fra parentesi, sapete perché gli dice prendi il tuo lettuccio e cammina? Perché spesso e volentieri noi andiamo, siamo benedetti, siamo guariti, e ci dimentichiamo di come eravamo prima. E diventa quasi una cosa normale. Sapete che voi siete qui stasera perché Dio vi ama? Perché c'è un diavolo che vi odia con tutte le sue forze, e che se soltanto riuscisse a mettervi le mani addosso sareste tutti morti, incluso me. E che siamo qui perché c'è un Dio che ci protegge, perché c'è un Dio che ci ama, anche se non te ne accorgi. Amen. E quindi Gesù improvvisamente arriva e gli dice: prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. E questo è guarito, non velocemente, 38 anni. Non velocemente, ma improvvisamente. Improvvisamente. Quindi vedi che tutto un tratto puoi aspettare da un momento all'altro. Puoi aspettare quella guarigione che stai aspettando da un momento all'altro. Può darsi che stasera sia il momento in cui Gesù ti dice: vuoi essere guarito? Può darsi che stasera sia il momento. Non lo so. Se lo sapessi sarei un multimiliardario.
Ah, perché verrei detto, ok, allora fra 5 minuti tutti in fila, io impongo le mani, tutti guariti. E invece guarda che strano, non funziona così. Il secondo, improvvisamente, velocemente, l'intensità delle circostanze, improvvisamente, l'irrilevanza delle circostanze. Velocemente va sempre a sbattere contro le circostanze, più dure sono e più difficile è per la risposta a venire. Ma improvvisamente non gli interessa niente delle circostanze, non gli interessa niente. Guarda cosa succede in Giovanni 11, la storia di Lazzaro. Vi ricordate, Lazzaro, Signore, che colui che tu ami sta male, Gesù allora, perché fa sempre le cose diverse da quello che noi ci aspettiamo, invece di andare immediatamente si siede tranquillo, si fa un caffè, aspetta 4 giorni. Il 4° giorno arriva da lontano, le due sorelle Maria e Marta lo vedono arrivare, Marta gli va incontro, gli arriva davanti e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Grazie. E poi dice le tre più belle parole forse di tutta la Bibbia: ma anche adesso. Ma anche adesso, di fronte alle circostanze che mi dicono mio fratello è morto, ma anche adesso io so che qualsiasi cosa tu chiedi al Padre, lui te la darà. Perché? Perché quando pensi improvvisamente, le circostanze hanno pochissima importanza. E quando pensi velocemente, che le circostanze ci pesano sopra e ti bloccano. Ma quando pensi improvvisamente, le circostanze hanno pochissima importanza. Perché Gesù interviene improvvisamente, nel mezzo delle circostanze, prima, dopo, da qualsiasi parte. Guarda, il terzo, velocemente, il mio sforzo, improvvisamente la mia fiducia. Velocemente cos'è? È tu che vai da Dio e gli dici, e cosa fai? Fai tutte le cose che ti sono state dette che devi fare per poter in qualche modo muovere la mano di Dio. E io ti faccio una domanda. Siccome io rispetto e voglio tantissimo bene al vostro pastore e so che lui conosce il mio cuore, ti faccio una domanda. Se dopo aver digiunato, dopo aver pagato la decima, dopo aver pregato, dopo aver esserti svegliato alle 5 la mattina e pregato per 2 ore, se dopo che hai fatto tutte queste cose, finalmente la risposta viene, a chi va la gloria? No, a te. Perché tu hai digiunato, tu hai pagato la decima, tu hai pregato, tu ti sei sacrificato, tu hai fatto e tu dici, ecco, mo vediamo un po', eh? E quando succede, hai visto? Te l'avevo detto che dovevi digiunare. Non toccare la gloria di Dio. Fai tutto quello che devi fare, paga la tua decima, fai quello che devi fare, i digiuni, le preghiere, non ci sono problemi. Ma non pensare mai che Dio si muove perché tu hai digiunato. Perché se no tutto quello che succede è che tu fai la fame, ma non cambia niente. La gloria va a Lui, improvvisamente, non il tuo sforzo. Non quello che fai, ma Lui, la mia fiducia in Lui. Dite questo con me, pronti? Dite questo. Abba papà, mi fido di te. Stasera tutti i miei problemi sono nelle tue mani. Mi fido di te. Amen. Velocemente mi è dovuto. Improvvisamente è una sorpresa. L'esempio dei lavoranti nella vigna, vi ricordate? In Matteo capitolo 20 c'è un proprietario terriero che ha una vigna
ha bisogno di lavoratori che lavorano nella sua vigna. Allora, presto la giornata ebraica è divisa in due lotti, il giorno e la notte. Il giorno va dalle 6 di mattina alle 6 di sera ed è diviso in quattro sezioni di 3 ore l'una. Quindi dalle 6 alle 9, dalle 9 a mezzogiorno alle 3, dalle 3 alle 6. E la notte è lo stesso nelle ore di notte. E la Bibbia ci dice che lui va presto la mattina, quindi subito dopo le 6 di mattina, lui va al mercato a trovare qualcuno che vada a lavorare nella sua vigna. E quando va, parla con il primo gruppo, gli dice io ti darò, e la Bibbia ci dice che si accordano su quanto sarà il salario. Mi è dovuto. Quindi lui gli promette, gli dice, se tu lavori tutto il giorno per me, io ti darò 50 euro. Okay. Poi dice, alla terza ora, quindi alle 9, torna a prendere un altro gruppo di persone e a questo gruppo invece gli dice, non si accorda per una cifra, ma gli dice, io ti darò ciò che è giusto. Quindi uno è un contratto e l'altro è una promessa. Perché non gli dice quanto ti darò, gli dice io ti darò ciò che è giusto. Al primo gruppo gli dice io ti darò 50 euro, al secondo gruppo ti darò quello che è giusto. Poi va ancora al terzo gruppo, il quarto gruppo, il quinto gruppo, cinque gruppi. Studiate il numero 5, è bellissimo nella Bibbia, tutte le volte che trovate il numero 5, cioè nel mio libro c'è uno studio, tutte le volte che trovate il numero 5 troverete un'immagine della grazia. La donna che ha sposato 5 matrimoni falliti, 5 gruppi di lavoratori, 5 volte che Giovanni si dichiara Gesù, il discepolo che Gesù ama. Okay. E quindi cosa succede? 5 gruppi di lavoratori, fino all'ultimo che la Bibbia ci dice all'undicesima ora, quindi sono le 5 di pomeriggio, sono le 17. E lui va alle 17 e trova un altro gruppo di lavoratori e gli dice ma cosa fate voi qui? Siamo proprio i più falliti di tutti, non ci ha voluto nessuno, tutta la giornata non siamo capaci di fare niente, siamo qui. E lui dice ok, dai, andate anche voi nella mia vigna e vi darò ciò che è giusto. Adesso sta a sentire, perché alle 17 lui parla con loro, quindi diciamo quando ha finito sono le 17:10. Alle 17:10 loro si avviano, arriveranno non so alle 17:20, 25, no? 10 minuti di cammino. Alle 17:20 andranno dal fattore a farsi dare gli attrezzi per lavorare. Diciamo che alle 17:30, alle 5:30 incominciano a lavorare. E per quanto lavorano? Mezz'ora. La promessa ti darò ciò che è giusto. Il contratto ti darò 50 euro. Alla fine della giornata il padrone chiama il suo fattore e gli dice paga i lavoratori e dagli quanto è dovuto, incominciando con gli ultimi fino ai primi. Perché questo? Perché sta per rivelare il cuore dell'uomo. Arrivano gli ultimi che hanno lavorato solo mezz'ora e il fattore gli dà 50 euro. Sorpresa! Vi immaginate durante la giornata questi che parlavano agli altri lavoratori? Oh, scusi un po', ma tu quanto prendi? Mi ha promesso 50 euro. 50 euro per tutta la giornata. Sono 5 e mezza. Ma forse 1 euro, 2 euro. Forse una pagnotta, qualcosa. È vero o no? Se lui prende 50 euro per tutta la giornata, io che lavoro mezz'ora invece di 12, dovrei prendere un 24esimo di 50, che sono 2 euro, teoricamente. E invece arriva il momento del pagamento e il Signore gli dà 50 euro. Improvvisamente, è una sorpresa, non mi è dovuto. Ricordati di una cosa, che la tua vita eterna non ti è dovuta, è una sorpresa. Ti è stata data perché non te la meriti. Tanto è vero che alla fine arrivano gli ultimi che dicono, si gonfiano il petto e dicono si è dato 50 euro all'ora, ma non è meno 500 euro più una Mercedes, senz'altro.
Alleluia. E invece arrivano loro 50 euro. Sapete perché? Perché la grazia è l'unica cosa che livella tutti. La grazia non fa differenza. Tu puoi essere un volè, un contadino, un camorrista, un santo, non fa nessuna differenza. La grazia livella tutti. C'è una vita e una vita eterna. E quella è la promessa che ti è stata fatta. E forse alcune delle parole più tristi che Gesù mai pronuncia nella Bibbia sono quelle alla fine di questa storia, quando lui dice al quinto gruppo di lavoro, al primo gruppo di lavoratori, gli dice: perché vi arrabbiate, perché mormorate contro di me? Non vi ho dato quello che avevamo stipulato? E adesso perché io do a qualcun altro qualcosa di più, voi vi arrabbiate? Non posso fare con ciò che è mio quello che voglio? O io sono cattivo perché faccio delle cose buone? Allora fammi una cortesia, prendi ciò che è tuo e vattene. Le parole più tristi della vita, le parole del succo della religione, quando la religione va da Dio e dice: io ho fatto questo, 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 questo e questo, e tu guarisci lui. E Dio ti dice: ok, prendi ciò che è tuo e va. E come dice Mosè nel libro dell'Esodo: io preferisco essere nel deserto con lui che nella terra promessa senza di lui. Amen. Amen. Luca capitolo 15, il figlio prodigo, velocemente salario, improvvisamente eredità. L'abbiamo sentita tutti noi la storia dello zio d'America, no? Che tu lavori, tu non tratta, arriva una telefonata da un avvocato da qualche parte, New York, eccetera, che ti dice in un italiano molto rotto, dice: signor, vorrei parlare con il signor Pasquale, avete ricevuto eredità? Perché ancora c'è un po' di accento calabrese, ma avete ricevuto l'eredità? Ed è una sorpresa. E sai qual è la differenza fra l'eredità e il salario? È che il salario è il compenso per quello che tu fai. L'eredità è il compenso per quello che ha fatto papà. E io voglio una sorpresa, io voglio l'eredità di mio papà. Sapete che Salomone si dichiara, in uno dei miei libri c'è scritto che lui si dichiara Salomone, il primo versetto del libro dei Proverbi: Shlomo ben David, Hamaleco Israele, Salomone figlio di Davide, re di Israele. Ti dice prima chi è mio padre e poi cosa faccio io. Salomone ben David, figlio di Davide, prima ti dice: guarda cosa ha fatto mio padre. E poi ti dice: guarda cosa faccio io. Io faccio il re Israele. E noi invece purtroppo andiamo in giro dicendo a tutti quanti tutto quello che facciamo noi. Dottor Mario Marchiò. Poi adesso Apostolo Mario Marchiò. Adesso sono tutti apostoli. Calcio da pietra e sono tre apostoli. E cosa facciamo? Mettiamo davanti ciò che facciamo invece di chi siamo. E tu controlla nelle lettere di Paolo, di Pietro, di Giacomo e vedrai che loro non si dichiarano mai l'apostolo Paolo, ma dicono sempre Paolo, un apostolo. Prima ti dico chi sono e poi ti dico cosa faccio. Perché cosa faccio ha relativamente importanza. Anzi, quando tu metti la tua importanza su quello che fai, è molto, ma molto rischioso. Sai perché? Perché prima o poi, senz'altro, troverai qualcuno che lo fa meglio di te.
E se il tuo senso di valore, il tuo senso di identità, il tuo senso di capacità è basato su quello che fai, quando trovi uno che lo fa meglio di te, crolli. Ed ecco perché ci sono i suicidi con le attrici, con i cantanti, perché trovano qualcuno che lo fa meglio di loro e il loro senso di valore cos'è? Quello che fanno, non chi sono. A me non mi potrai mai far niente, perché io so chi è mio padre. Io so chi sono io non valgo niente. Io sono Mario Ben Adonai. Sono Mario figlio di Dio. E il mio valore, il mio significato è basato su mio padre, non su me. Se sbaglio, ha relativamente importanza perché non cambio chi sono. Amen. Vai. Dovrebbe essere l'ultima. Sì. Ok, adesso voglio chiudere con velocemente la religione, improvvisamente la grazia. La religione è quella che chiede sempre a Dio di fare qualcosa, di sbrigarsi, di darsi una mossa, di creare questo, fare quell'altro. La religione è andata avanti per migliaia di anni cercando di in qualche modo sopperire alla mancanza di un Dio che sembrava non ci fosse. Ha creato la setta dei farisei, dei sadducei, di tutti questi grandi religiosi che andavano in giro controllando chi stava bene il sabato. E siccome Gesù è un po' birichino, lui faceva, si assicurava di andare a guarire tutti il sabato. Chiedeva ai suoi apostoli: che giorno è oggi? Mercoledì? Ok, no, non guariamo nessuno. Giorno è oggi? Venerdì? No, guariamo nessuno. Giorno è sabato? Andiamo a guarire qualcuno. E assicuriamoci che i farisei lo sanno. E quindi in Giovanni capitolo 19 c'è un passaggio meraviglioso che purtroppo è stato tradotto in maniera errata. Quando in 19 c'è il passaggio dove Gesù sulla croce dice: tutto è compiuto. Ok? Improvvisamente, tutto un tratto, alla fine di questo periodo, di questo lungo periodo di prova, di religiosità, eccetera, Gesù dice: tutto è compiuto. Improvvisamente, non se lo aspettava nessuno, nessuno sapeva che il Messia sarebbe venuto, nessuno sapeva che in quel momento la cortina, il velo sarebbe stato strappato dall'alto in basso, significando che è un'opera di Dio. Nessuno sapeva che Cristo avrebbe dato la sua vita per tutta l'umanità, perché tutta l'umanità potesse accettare quel perdono e quella grazia e quella salvezza che Dio ti presenta e ti dice: vuoi essere guarito, vuoi essere salvato, vuoi essere perdonato. E tutto quello che devi dire è sì, accettare l'improvvisamente, non il velocemente, perché il velocemente è un qualcosa che tu costruisci, metti uno sopra l'altro. Allora io ho fatto questo di buono, ho fatto quello di buono, ho fatto quello di buono, allora dai Signore, sbrigati, datti una mossa che salvami, perdonami, dammi, aiutami, fammi qualcosa. Invece improvvisamente Gesù viene e ti dice: vuoi essere salvato? Stasera forse siamo tutti salvati qui, forse abbiamo accettato tutti Cristo, ma in un momento io vi chiederò di alzarvi, in un momento io vi chiederò di chiudere gli occhi, in un momento io vi chiederò se volete far parte di questa grande famiglia che si chiama la Chiesa di Cristo, vi chiederò di alzare la mano velocemente, di abbassarla per indicare a Dio che la tua risposta, la sua richiesta, vuoi essere salvato, è sì, grazie, semplicemente grazie. Quindi in Giovanni capitolo 12 la Bibbia dice: se io sarò innalzato, quando io verrò innalzato, attirerò tutti a me. Vi ricordate? Ed è una traduzione errata, perché ti dà l'idea che se tu innalzi Gesù, le persone vengono attirate, vero? Invece io non credo. Avete provato a innalzare Gesù? Avete provato in metropolitana a dire: io sono un cristiano? Io di solito, quando voglio dormire in pace sull'aereo e qualcuno comincia a parlarmi e mi chiede cosa fai, dico: sono un predicatore. Basta, non parlo più.
anzi proprio c'è un movimento di guardano dall'altra parte, giusto in caso che volessi innalzare Gesù. È vero o no? E allora cosa vuol dire? Allora cos'è che vuol dire questa frase? Perché la Bibbia non sbaglia, quindi, ma i traduttori sì, hanno tradotto questa parola tutti, che è la parola pas, e pas è la parola che vuol dire tutto ciò di cui ho parlato prima. E Gesù stava parlando del giudizio. Lo leggiamo, vediamo se lo trovo, dai, Giovanni 12. Vediamo se lo trovo. Lo state cercando anche voi? Se lo trovate prima di me. Allora, leggiamo dal 30. Gesù disse questa voce, era stata la voce del Padre che aveva squarciato i cieli, aveva detto io ho già glorificato il mio nome e lo glorificherò ancora. E le persone pensavano è stato un tuono, è stato un angelo, e Gesù dice, versetto 30, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora avviene perché? Perché il Padre dice lo glorificherò, ci sarà un momento in cui io glorificherò il mio nome, e il mio nome è contenuto nel nome di Cristo, perché Yeshua vuol dire Yahweh salva, quindi c'è tutto questo concetto dentro il suo nome, e dice ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io quando sarò innalzato dalla terra attirerò tutti a me, attirerò tutto a me, e il soggetto è quello precedente che è che cosa? Il giudizio, attirerò tutto il giudizio a me, ed eccolo improvvisamente non hai più niente da fare, tutto quello che devi fare devi dire grazie. Improvvisamente ha fatto tutto lui, improvvisamente tutto è compiuto, improvvisamente non è la religione che ti dice metti questo, fai questo, comportati così, no, improvvisamente Gesù dice tutto quello che c'era da fare è stato fatto. E un'altra parola che è stata tradotta male è la parola tutto è compiuto, che noi spesso e volentieri diciamo che è la parola tetelestai, la parola greca tetelestai. Ma non è una parola greca, perché Gesù non parlava greco. Sorpresa. Gesù non parlava greco, soprattutto in un momento tragico, importante come la croce, e lui non ha detto tetelestai, come se io o come se voi doveste in un momento così parlare in tedesco, non credo. A meno che non sei quella famiglia che abita in Germania, può darsi. No, lui ha parlato in ebraico, e in ebraico la parola che ha usato è la parola kalà. Che vuol dire? Quello che sono venuto a fare, l'ho fatto. Amen. Gloria a Dio. E sapete cosa ha fatto? Improvvisamente, dentro di sé, quando io sarò innalzato dalla terra, di cosa sta parlando? Sta parlando, vi ricordate di Nehushtan, il serpente di bronzo che nel deserto Mosè ha detto a Aronne di costruire, di alzare, c'è stato un attacco di serpenti velenosi, il serpente è un'immagine di Satana, il veleno è un'immagine della morte, del peccato, del salario del peccato che è la morte, quindi morsi da Satana il peccato ti uccide. E non hai scampo. E Dio ti dice, guarda il serpente e sarai guarito. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando guardi il serpente succhia il sangue, succhia il veleno che è dentro di te e lo prende dentro di sé. Guarda il serpente e sarai guarito. Il serpente e si toglie il peccato, si toglie la condanna, si toglie il giudizio, toglie l'ira di Dio, toglie la morte, toglie la malattia, lo toglie da te e lo mette dentro di sé. Ecco perché Gesù sulla croce non era l'agnello, ma rappresentava il serpente, come ha detto lui, Nehushtan,
perché lui è diventato per noi peccato. Isaia 48:3, io ho annunciato le cose passate fin dal principio, erano uscite dalla mia bocca e le avevo fatto dire, poi improvvisamente io ho agito ed esse sono accadute. Sapete quando ha agito improvvisamente? In Genesi lui aveva già dichiarato: mio figlio ti schiaccerà la testa, tu gli morsicherai il tallone, ma lui ti schiaccerà la testa, il seme della donna. Profeticamente la donna non ha seme, quindi profeticamente sta parlando di una persona che sarà, che verrà concepita nel ventre di una donna, ma da un seme diverso, da un seme superiore, da un seme divino. E il seme di Adonai, il seme di Yahweh, Gesù, Yahweh salva, il seme di Dio entra nella donna ed esce fuori, e quel seme un giorno sulla croce, improvvisamente, quello che io ti avevo predestinato, improvvisamente ti schiaccerà la testa. E quel serpente sarà schiacciato e sarà distrutto. Fammi vedere se ce n'è un'altra. Dovrebbe essere, sì, Isaia 53. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Improvvisamente, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, noi, prolungherà i suoi giorni, ad opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce, sarà soddisfatto per la sua conoscenza, il giusto improvvisamente renderà giusti i monti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Improvvisamente tutto è compiuto, improvvisamente non c'è niente da fare ma ricevere quello che è stato fatto. Adesso vorrei che spegneste le luci. E c'è un video, c'è un filmato che descrive quello che ho detto fino adesso. E che probabilmente vi aprirà gli occhi a una cosa molto, ma molto sacra e molto importante.